Buongiorno a tutti, vi presento Omar El Kadoury, un giocatore che abbiamo voluto e corteggiato tanto. Abbiamo trovato un ragazzo con grandi motivazioni e voglia di rimettersi in gioco. Riteniamo che sia un giocatore molto forte, che ha caratteristiche importanti per la nostra squadra. Quindi do il benvenuto a Omar. Per quanto riguarda la trattativa, ha già spiegato tutto Marcello ieri in conferenza stampa. Non è stata semplice, ma grazie alla volontà del calciatore, i rapporti con il Napoli e alla nostra società che ci ha permesso di portare a termine un'operazione importante sotto tutti i punti di vista, faccio un grosso in bocca al lupo a Omar. Ti chiedo che effetto ti fa essere Empoli, soprattutto ripartire da Empoli, e se davvero insomma, è stata così complicata come ci hanno raccontato i dirigenti questa trattativa. Tanto grazie. No, sono molto contento di venire qua a Empoli. Avevo tanta voglia di giocare perché questo ultimo anno e mezzo ho giocato poco e sono arrivato a un'età, 26 anni, che adesso l'importante è giocare. Penso che questa è la società perfetta dove posso far vedere tutto quello che posso fare. E poi ti chiedo qual è stato l'impatto con lo spogliatoio, con la realtà, e anche visto insomma ci ha fatto un allenamento anche con la squadra, con il gioco, visto insomma tu vieni da un ambiente dove comunque l'idea di calcio è simile a questa. No, l'impatto è stato positivo. Ho parlato con Tonelli, con Valdifiori e mi avevano già parlato benissimo di questo gruppo, infatti ieri mi hanno accolto benissimo. Poi sì, ieri mi sono allenato, però non ho fatto tutto, visto che ho viaggiato per 2 giorni, quindi ero un pochino stanco. E so che qua il tipo di lavoro è un po' simile a quello a Napoli, perché Mister Sarri ha lavorato qua, hanno lavorato insieme i due allenatori, quindi è una cosa positiva poter ambientarmi subito col tipo di lavoro della squadra. Ciao, benvenuto. Ti chiedo questo: arrivi qua ad Empoli con grandi aspettative da parte della piazza, per Empoli è la tua è un top player, possiamo dire. Anche il presidente Corsi ha detto tu sarai un leader tattico in campo. Senti di avere addosso questo tipo di responsabilità? Sì, però e visto come mi hanno voluto, come mi hanno convinto, penso che io devo qualcosa all'Empoli, quindi io sono pronto a prendermi questa responsabilità. Come ho detto, un anno e mezzo che sto giocando poco, quindi ho voglia di rimettermi in gioco, di mostrare le mie qualità, quindi sono pronto a avere queste responsabilità. E poi se ci puoi raccontare cosa è successo con il contratto, perché abbiamo visto nelle foto il precontratto, ieri è uscita una voce in cui tutti vorrebbero fare corso alla FIFA per questo precontratto, che dicono avere in mano. No, ma questo è un problema che non esiste, perché è successo all'inizio di gennaio, quindi poi alla fine loro non hanno niente in mano, quindi avevamo tenuto tutto noi, quindi questo è un problema che non esiste. Senti, tu conoscevi già bene Pietro Accardi e anche Zambelli, se non sbaglio, della Provenzale sì. Brescia. Quanto è stato importante Accardi in questa trattativa per convincerti? Diciamo che è stato fondamentale, perché con Pietro ci ho giocato a Brescia e lo sentivo spesso. Poi con la distanza è difficile, che stavo a 4.000 km dall'Italia, quindi non era facile. Ma parlandoci mi ha fatto capire che mi volevano davvero e che qua potevo far vedere quello che sapevo fare, quindi Pietro è stato molto importante. Anche Marco l'ho sentito durante le trattative e che mi diceva che lui qua sta da Dio e quindi questi loro consigli mi hanno aiutato a venire qua. Ti faccio una domanda, che io sono un po' dal discorso del tempo, tu hai fatto la Coppa d'Africa, ti chiedo cosa non è andato per il Marocco, che era una delle candidate per la vittoria finale? Ma
Ma candidato non lo so, erano 13 anni che il Marocco non si qualificava per i quarti di finale, quindi abbiamo già fatto non un miracolo, però qualcosa di positivo. E purtroppo ai quarti abbiamo perso alla fine, anche se meritavamo una vittoria, però penso che la gente marocchina era molto felice del nostro percorso, perché è dal 2004 che il Marocco non superava il turno. Quindi abbiamo fatto qualcosa di buono, abbiamo un gruppo giovane, penso che il futuro è positivo. E dal Marocco cosa ti arrivava di questa trattativa con l'Empoli? Perché qui sembrava quasi che tu non volessi venire, poi ci hanno detto che invece erano voci totalmente infondate. Che ti arrivava da laggiù? No, ma come ho detto, dall'Africa fare trattative è difficile, il telefono che non andava non prendeva. E tutte queste cose, da una parte è stato positivo essere eliminato, anche se mi dispiaceva molto, perché potevo venire qua a parlare di persona con l'Empoli. Infatti, come ha detto il presidente ieri, sono arrivato alle 2 a Milano e alle 5 abbiamo firmato. Quindi penso che il problema più grosso era la distanza. Però poi alla fine io non ho mai detto di no all'Empoli, perché leggevo delle cose, ma ho solo chiesto un po' di tempo, giustamente, e alla fine è andato tutto bene. Quindi tu sei in grado di svolgere molti ruoli, no? Comunque hai iniziato a molti ruoli, però qui diciamo avrai la possibilità di fare il trequartista e giocare dietro la punta. È forse questo il ruolo che maggiormente ti si addice per le tue caratteristiche? Non so se anche questo ha giocato un ruolo importante, se comunque a Napoli facevi l'attaccante esterno, insomma, non so se anche questo ha avuto un ruolo. Sì, ovvio che fare il trequartista è il mio ruolo principale, però da quando sono in Italia, che sono 8 anni, l'ho fatto un anno, penso, a Brescia. Quindi ovvio che questo ha giocato molto nella mia scelta, e adesso giocherò nel mio ruolo e spero di farlo bene, e sono convinto di farlo bene. Quindi come hai detto, questo ha giocato un ruolo importante nella mia scelta. Senti, arrivi da Napoli, domenica invece, per uno strano scherzo del destino, c'è il Torino, un'altra tua ex squadra. Ti chiedo se sei già pronto, insomma, per scendere in campo, se hai anche 90 minuti in campo, e che emozione ti fa ritrovare il Torino? No, è sempre bello giocare contro una ex squadra. Poi li ho visti poco tempo fa, prima della sosta natalizia con Napoli. E se come sto, come ho detto, ho viaggiato 2 giorni, ieri ero un po' stanco, questa notte mi sono riposato bene, penso che oggi starò già meglio, poi il mister che deciderà cosa fare, però 90 minuti forse non li ho ancora. In nazionale ho giocato 2 volte 60 minuti, poi sentivo già un po' di stanchezza, ma come ho detto, quest'anno a Napoli ho fatto 40 minuti in totale. Quindi è normale che non sono ancora pronto, però piano piano tornerò a essere al 100%. Scusa, ma ritorno un attimo al ruolo del trequartista. Da giovane mi chiamavano il nuovo Zidane. È una cosa che non ci ha portato fortuna, mi sembra, però magari è la volta buona per ritornare a essere. No, come ho sempre detto, Zidane lasciamolo dove è. Il mio giocatore preferito, era il mio idolo da giovane, quindi fa piacere, però io sono il Kaduri e ho il mio percorso, e come ho detto prima, adesso non ho scuse per fare bene, giocherò nel mio ruolo in un ambiente perfetto per me, e spero e penso di riuscirci. Posto? L'ultima cosa sulla maglia, la 10 l'avete già prenotato prima di firmare, perché è proprio espressamente la maglia 10. Ma no, è un numero che mi piace, poi se c'era meglio. Ci diceva ieri il dottor Cardi che per far sì che il Kaduri potesse arrivare ad Empoli dovevano incastrarsi varie componenti. Una di queste, appunto, hai detto anche tu, il fatto che a Napoli non stavi giocando molto.
quanta rabbia sportiva positiva hai in corpo e quanto per te questi primi 6 mesi, poi il contratto con Empoli è lunghissimo, ma questi primi 6 mesi saranno importanti per far vedere a chi non ha creduto in te in questo periodo quanto è forte il Gardurì. Sì, no, come hai detto, rabbia sportiva positiva ne ho tante. Tanta, perché questo anno e mezzo ho avuto poche possibilità e penso che meritavo un pochino di più, perché ho sempre dato tutto anche quando entravo, però poi questo è il calcio, sono le scelte del mister e le ho sempre rispettate. E no, in questi 6 mesi voglio iniziare subito a mostrare quello che valgo, che forse avrebbero dovuto credere un pochino più in me. Però più che per loro lo voglio fare per me, per la mia famiglia e per la società che ha creduto in me. Adesso il passato è il passato e adesso sono concentrato sull'Empoli. Al di là dell'obiettivo personale di tornare a giocare e a far vedere quelle che sono le tue qualità, qual è l'obiettivo principale per il quale il Gardurì è arrivato a Empoli? Se c'è un obiettivo magari che non solo personale ma di squadra, non c'è un obiettivo per il futuro, no, sono venuto qua perché uno, come ho detto, avevo bisogno di giocare, penso che questa sia la piazza giusta e avevo bisogno di una piazza che, come ha detto Mirko, mi ha detto qua una famiglia, quindi è molto importante questo per un calciatore, sentirsi una famiglia, una casa, sentirsi bene, perché non giocando un po' perdi fiducia in te stesso, giustamente, e ho bisogno di ritrovare questo e penso che qua sia il posto perfetto.